Sì, è quello di cui ogni porto e ogni territorio ha bisogno per poter esprimersi al meglio. La connettività è un elemento essenziale, non soltanto nelle sue infrastrutture materiali, e per fortuna Genova e la Liguria stanno investendo tantissimo e questo garantirà a questo territorio un grande futuro, ma è anche una connettività di tipo digitale. E noi oggi abbiamo detto e sottolineeremo che Genova diventerà il primo porto per linee dati, per quantità dati del Mediterraneo, quindi avremo un altro primato e noi dobbiamo valorizzare questi primati calando servizi che possono rendere la Liguria un territorio legato al commercio, ai traffici marittimi, ma anche alla manifattura, perché laddove la portualità funziona la manifattura si avvicina ai territori, comincia a portare linee di produzione, comincia a portare linee di distribuzione, e questo significa creare un valore aggiunto significativo a livello di traffici, a livello di manodopera, a livello di occupazione. Abbiamo parlato poi anche di formazione, perché l'aspetto legato alla formazione, all'integrazione, alla relazione tra mondo della formazione e dell'industria è fondamentale, così come è fondamentale e sarà fondamentale anche l'economia sociale. Non dobbiamo dimenticarci che da questo punto di vista chi fa impresa deve anche guardare, quando fa il suo business plan, a restituire al territorio in termini di occupazione, in termini di efficienza, in termini di qualità della vita, quello che, voglio dire, meno male dal territorio prende. Questi sono aspetti per noi fondamentali. E poi ovviamente abbiamo la grande idea legata al rilancio del cargo nell'aereo, perché a far l'integrazione è anche non soltanto via mare e via terra, ma anche via aerea, quindi questa è un'altra grande sfida che noi abbiamo voluto lanciare e cogliere allo stesso tempo, e che ci vedrà nei prossimi anni impegnati nella gestione di alcune aree di magazzino dell'aeroporto di Genova. Inizierete questa nuova esperienza? Sì, inizieremo questa nuova esperienza a brevissimo, speriamo, con un progetto che vuole creare su Genova uno scalo non soltanto strategico dal punto di vista dei passeggeri, ma anche dal punto di vista delle merci. Per quanto riguarda le sfide di cui mi ha parlato nella prima parte dell'intervista, Genova sta marciando bene in questo senso oppure ci sono ancora dei punti irrisolti? Beh, sta marciando molto bene per quanto riguarda gli investimenti nelle infrastrutture materiali, grandi investimenti, sono all'evidenza internazionale gli investimenti che questo territorio fa, e questo è molto importante, perché dà fiducia anche a chi non conosce Genova, si vuole avvicinare al nostro territorio, alla Liguria in generale. Poi ovviamente ci sono alcuni dati che devono comunque far riflettere in relazione all'efficienza che i servizi devono assumere. Le merci, una volta che sbarcano, devono trovare servizi affidabili, qualità nei servizi stessi, e quindi c'è la necessità di comprendere quello che il mercato vuole e richiede alle merci. Questo è un aspetto fondamentale per fare sì che la qualità delle infrastrutture materiali si trasformi in qualità dei servizi e quindi in beneficio anche per i consumatori. Non possiamo trascurare questi aspetti, perché sono fondamentali se si vuole veramente dare un valore aggiunto e 2-3 punti percentuali in più di crescita al nostro PIL locale.